Un progetto del Lions Club Alto Canavese rivolto alle tre scuole principali del Canavese. In cosa consiste? L'Alto Canavese celebra quest'anno i 40 anni di anzianità, celebra il compleanno, essendo nato nel 1974. Tra le iniziative che il Lions Club ha fatto in questo periodo c'è questo concorso rivolto alle scuole, rivolto agli studenti, perché da sempre il Lions è vicino al mondo delle scuole. No, abbiamo fatto tre concorsi al liceo Felice Faccio, all'IIS di Rivarolo Aldo Moro e al 25 aprile di Quarnier. I concorsi sono indirizzati verso la didattica delle scuole, per cui il liceo Faccio gli è stato chiesto di progettare un oggetto che ricordasse i 40 anni dell'Lions. L'Aldo Moro il concorso Aldo Moro aveva un titolo che era Sperimento Anch'io ed era sull'esperimentazione fisica del liceo scientifico dell'istituto tecnico, e il 25 aprile era rivolto ai geometri per il recupero edilizio su edifici anziani, vetusti, soprattutto nell'Alta Val Soana. Quanti e quali premi sono stati dati ai ragazzi? Allora, noi abbiamo fatto un investimento di circa 10.000 euro, per cui sono 3.000 euro a scuole, con libertà a ogni istituto di destinare o in premi o in sovvenzioni per la scuola. Le scuole hanno agito secondo della loro discrezione e comunque sono stati dati molta parte. Per esempio il Moro ha dato tutto agli studenti, i premi variano dalle 500 euro ai 300 euro. Abbiamo cercato anche di accontentare un po' tutti, perché l'impegno, e devo sottolineare l'impegno degli studenti, che è stato notevole, con molto entusiasmo, e questo dimostra che sì, i giovani bisogna aiutarli a crescere e stimolarli nelle loro attività e poi rispondere. Iniziative in cantiere della Lions Club sempre per i 40 anni? Ma allora, noi abbiamo fatto, oltre che il concorso, abbiamo una pubblicazione sulla ceramica, essendo io anche un ceramista, ma era una pubblicazione che da anni, se ne parlava da anni, ed era proprio una lacuna questa, è una pubblicazione sulla ceramica, non un grande libro, è un piccolo libro, un po' formato guida, a un prezzo di 12 euro che verrà pubblicato per il 14 di giugno, ma facciamo la presentazione il 22 maggio in comune. Per cui penso che sia un'operazione importante sia per il territorio sia per i ceramisti, e sarà una pubblicazione che durerà nel tempo. Altre iniziative: abbiamo il nostro compleanno, la Charter Night, il 14 di giugno ad Aglie, e poi faremo, a proprio termine del mio mandato, per noi siamo veloci, duriamo un anno solo, concentriamo tutte le attività in un anno, il 29 di giugno al Castello di Datrino, insieme al Rotary Club di Quarnier, l'Inner Wheel e il Lions Club Alto Canavese, per cui quattro club, abbiamo messo in palio delle formelle della stufa di Ugo Nespolo, che verranno acquistate da chi vorrà, molte sono già state vendute per i soci, per l'acquisto di macchinari per l'ospedale di Castellamonte, dove si sta aprendo delle nuove forme di assistenza, il CAP, però avevano questa carenza, ci hanno chiesto aiuto e noi abbiamo risposto in questo modo, per un importo complessivo di 7.000 euro.